Beh lì ragazzi, qui Gengis Khan, andiamo avanti con Hunting Ground. Allora ragazzi, nella scorsa parte sono successe una marea di cose. Abbiamo ucciso Jerry Scotti, e già questo è grave, ecco, per la TV italiana. E una tipa che ci ha quasi limonato, ci ha fatto da mangiare. Poi noi ce ne siamo andati e lei è incazzata, si è presa un cucchiaio della roba. Ora, credo che si debba andare di su, perché non posso né correre, non riesco più a reggermi in piedi. E vedete, qualcosa accadrà. Tutto d'un tratto mi sento esausta e il cane se ne va, completamente senza forze. Vedete, sta per accadere qualcosa, perché non posso né correre né aprire l'inventario, quindi qualcosa accadrà. Ok, forse devo andare a letto, essendo stanca. Credo che dovrei andare a riposarmi. Ho capito, sto andando. È un po' inquietante sta parte, perché c'è, boh, questo sempre atmosfera malata che, boh. Vai a letto, dai, dai che ce la fai. Sul letto sono state messe delle lenzuola pulite. Vuoi riposare? Eh sì. No. No, 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 no. Con quella mano piena di cose nere, cos'è? Lo so che dovrebbero essere rughe, ma sono brutte. Sulla Play 2. Cosa fai? Cosa fai? Non si tocca. Ok, ok. Va bene. Allora, ok. No, non provo. Non farmi aria sulla patata. Non farmi. Me l'ha toccata. Mi ha toccato la patata. Non toccarmi la patata. No. Prima mi tocchi e poi mi baci. Al massimo il contrario. Cosa fai? Nulla contro le lesbiche, però ecco, farlo mentre dormo è un po' inquietante. E lei gli mostra il culo. Fuori dalla finestra sembra ci siano gli schermi del telegiornale, invece sono solo bug. Che bello. E lei si gira, tutta incredibile. Ah, le mancano le tette alla patata. No, le tette ce le ha la patata, non voglio scoprirlo. Magari poi c'ha un lampione. Ah. No, ok, inquietante quando fanno... Oh, inquietante. È tutto così tanto inquietante. Che qualcosa mi dice che il prossimo boss sarà lei, ragazzi. Altro che Jerry Scotti. No. No, molla quella brutta texture e non mi uccidere. Sì, lo so, sono un signore. Bevo e poi mi asciugo con la maglia, lo so. Ah, quel sorriso malato. Però seriamente, le espressioni facciali di questo gioco... Cosa stai facendo? Cosa baci? La katana si è creata. Ferma, ferma. No. Puoi essere completa. Non mi devi uccidere per... No, 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 no. Aspetta. No, aspetta. Vabbè. E lei è lì inerme. Sembra Jennifer. Cazzo, corri via. Oppure arriverà qualcuno. Arriverà Riccardo. Ricordate che c'è qualcuno che si chiama Riccardo, no? E sto cazzo che arriva Riccardo, devo correre. Quanto corre anche lei però. No, ma siamo matti, ma siamo matti. Dov'è Jerry Scotti quando serve? Aia. Quanto mi picchia. Cane. Vai Marcello. Marcello attacca lei. Oh bravo. Ma cos'è sta musica in sottofondo? Ma è ridicolissima. No, seriamente, la musica in sottofondo è la cosa più ridicola della vita. Questa cosa di cosa fai? Corre sul posto. Mi sta ancora insieme. Ah, vedete, anche lei dopo un po' smette di seguirmi. È come Jerry. Chiave Saturno. Ok, dobbiamo tornare là, ragazzi. Dobbiamo tornare là. E ora lo so, dovrò fare il giro un pochettino più lungo, però non posso fare altrimenti, perché c'è quella tipa lì che ora mi insegue con una katana di vetro dopo avermi fatto da mangiare. Ciao Marcello. Quindi la Kira dorme come se non ci fosse un domani, ragazzi. Dunque si va verso nuovi lidi, nuove avventure. Cos'è sto rumore?
Perché rumori così tanto inquietanti questo gioco? Oh, quanto è lunga di qua però. Però ragazzi, non abbiamo scelta. Di là c'è Crudelia Demone lì che mi insegue per incularmi con la sabbia. Quindi via di qua. Il cane sta facendo il giro incredibile. Il cane in verità sta venendo qua, ragazzi. Cioè, questa cosa è intelligente. Hanno reso il cane talmente intelligente. Cos'è? Cos'è sta roba? Perché questo stemma è così inclinato? Basta, non dici altro. Ok. Hanno reso il cane così intelligente da sapervi raggiungere anche se fate i giri del mondo. E poi però è fottutamente stupido quando gli dite tipo: ehi cane, fermo. Quindi è questa cosa un po' nonsense, però vabbè, gliela perdoniamo. Io faccio questo giro anche perché ragazzi non so farne altri, se no mi perdo. Quindi ora dobbiamo andare su. Quindi perdonatemi, ma per un attimo si vedrà tipo un cazzo. Sapete che alcune zone sono ottimizzate, cioè ottimizzate con l'emulatore, vanno a puttane. E ripeto, ho provato ogni altra impostazione. Questa è quella che si vede meglio, ragazzi. Dato che comunque il gioco è interessante, sono curioso di vedere dove la trama vuole andare a parare e quant'altro. Non voglio stopparlo. Ok, qua non c'era niente. Volevo so di dover andare di là. Volevo solo controllare se lì c'era qualcosa. Qua c'è la stanza. Eccola qua, ok. Finito. Pensavo ci fosse la stanza della musica. Dove cazzo è la stanza della musica? Oh, minchia, non me lo ricordo più. Va bene, fatto. Ora, usiamo sta benedetta chiave. Entriamo in questa cazzo di stanza che non ci vogliono fare entrare qui dentro. Oh, stanza Saturno. Tutto verde. Non mi intendo di astronomia, non so. Ancora! Cosa ci fai qua? Messa così, incredibile. Si corre, e va bene, si corre. Mica, ce l'ho attaccata al culo, che palle. Ah no, è il cane, ok. Meno male, è il cane. Va bene, apri la porta però. Apri, aspetta. Ci sono mica stanzielati qua? Quelle là sono al piano di... Ok, sono ai sotterranei, ok. Quindi questo è il terzo piano del Castelbelli, bene. Che musica fottutamente strana, ragazzi. Sembra una musica da discoteca, ma quando nei film ci sono le discoteche i protagonisti si drogano. In sottofondo c'è questa musichetta qua. Ah. Dov'è Marcello? Perché c'è un bug sulla sinistra? Ah, questi bug. Mi sa che è uno specchio. Infatti. Non si vede cosa c'è nello specchio. È buggato. Oh mio Dio, un bug. Wow, è così tanto, ha così poca autostima. È così tanto brutta secondo lei? Seriamente? È quello che pensa una persona davvero brutta allo specchio? Minchia, te non sei così tanto messa male, dai, un po' di positività su. Cos'è sto posto però? Io intanto parlavo, ma qua siamo tipo nei meandri del mondo. Cos'è questo posto? Signore degli anelli è diventato. Ora arriva lei, mi dà un bacino. Ah, c'è qualcosa in acqua, mi sa. Mi sa che c'è qualcosa in acqua, ragazzi. E lei ovviamente va lì tipo: chi c'è? Non ho parole. Oh, una bella pisciazza. Ok. No, stanno. Mi sa che vogliono riempire la stanza così a fuoco. Giusto? No, ok, lei è solamente scappata, ma... Sì, sì, si sente il rumore dell'acqua. Qua c'è qualcosa. Oh! Perché? No! F1 intanto, va. Ciao Dorothy, ciao Dorothy, ciao Dorothy. Questo cos'è? Prima una corrente d'aria umida e stantia. Ah, ok, è un'altra di quelle porte magiche. Beh, vabbè, io lo farei, ragazzi, perché è divertentissimo. Medaglione, vai.
Ora, no, cosa lo fa? Olè. Cazzo. Cazzo. Non c'è niente. Non c'è più vino. Olè. No. Basta. Ma basta. Ma basta. Ma minchia, se non sono. Ma basta, non sono per niente ca. Forgiato il carbo, grazie. Giallo, così a caso. Bianco, una. Bene, ragazzi. Beh, impazzito. Cosa ho creato? Il sedazio. Ho creato il sedazio, ragazzi. Incredibile. Blu. 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 Verde. Susanna, non piangere. Oh, ma ragazzi, la esca silvestra. Cioè, io non so se mi spiego. Ho creato, Belin, gli intrulli di nonna papera. Oh, ma guarda quanta roba che non userò mai. Sono un pro. Ok, torniamoci nel buco. Sono ambiguo. È un processo opposto alla nascita. Torniamoci nel buco. Non so se avete. Ok, dunque. Cos'è? Non lo so. Prendilo e vediamo. Camomilla. Ma era un quaderno. Ah, ok, era sopra il quaderno. C'è una bara. C'è una bara, una teca, scusate. Una pila di vecchie. Non posso continuare a negare l'evidenza. Queste sono senza dubbio somane. Non hai mai negato l'evidenza, non l'hai mai fatto, quindi non dire, non posso continuare a farlo. Più non zeppo di insetti, qua c'è una porta molto misteriosa. Ma la mappa? La mappa se ne sbatte le palle, invece. Dove siamo? Nella. Un mammut? Wow, cosa sta succedendo? Non fai commenti? No? C'è un mammut davanti a te, ma non fai commenti, vero? Oh mio Dio, questo gioco però è epico su certi punti di vista. Ok, questa continua a essere aperta. Però calma. Ok, che ci ho creato l'antimonio e l'ira funesta delle peli di Achille che Lutti indusse agli Achei. Vuol sì così colà onde si vuole ciò che si può, dal ribollire dei tini va l'asplodor dei vini, l'anime a rallegrar. Ma noi dove siamo? Basta cambiare telecamera che non mi muovo più. Questo cos'è? Questa anche si apre? Madonna, ma c'è troppa roba. Ah ok, non vedo come possa essere utile questa stanza, ma ok. Poi qua ce n'è un'altra. Ok, qui è stata sfondata. Un salvataggio. Sì. Siamo a 2 ore e 20, bitches. Ok. Qui c'è scritto qualcosa. Recreazio, bisogna resistere. Sedazio, infatti, che non è fatto uno stato di assoluta normale. Ah, ok. Cosa fai? Basta pensare. E qui c'è una statuina. C'è una statua che sorge una lampada olio. Lo stoppino della lampada non è acceso. Lì ci serve qualcosa per accendere la lampada. Io ho trovato della lavanda, basta. Come oggetti ce l'ho qualcosa per accendere. Cos'è il carbo? Un oggetto che adesso mi chiedo quali sono se. Vabbè. Carbo sembra fuoco, non so, mi fa carbonizzare. E anche questa si apre ma da su un muro? What? Cosa? Va bene, Soul è tornato, ragazzi. Gli iscritti da più tempo avranno capito questa frase. E qua cosa c'è? Un altro posto. Madonna quanto è grande però. Sì, vabbè. Cos'è questo? Un ascensore sembra. Oh mio Dio. Voilà. Ah, questo mi serve per quando mi segue la merdaccia. E qua c'è roba? E qua si apre ancora. Oh mio Dio, basta roba, vi prego. Mi sono perso ormai già. Ok, gli ambienti sono fighissimi perché sono tutti diversi fra loro, no? Bla bla bla. Ma sono enormi, sono tantissimi. Ora sembra di essere venire a Rapture, poi nell'era glaciale, in Outing Ground. E qua c'è un'altra porta ancora, che si apre. C'è questo cazzetto che mi insegue.
Ok, qua c'è una porta che dà sul niente, però è una bella cosa questa, interessante. E qua c'è ancora roba. E qua c'è... Madonna!